Passi in avanti nella trattativa avviata alcuni mesi fa tra l'amministrazione comunale di Licata e la Virtuferris di Malta per creare un collegamento tra la città licatese e l'isola dei Cavalieri. A Palazzo di Città, nella tarda mattinata di ieri, il vice sindaco insieme all'assessore allo sviluppo economico Carmelo Sambito hanno incontrato il direttore marketing della Virtuferris James Vella. Presente all'incontro anche il vice comandante della capitaneria di porto di Licata, Pane Pinto. I punti di cui si è I discusso. temi trattati sono stati tre. Uno, quello principale, che è quello delle vie del mare, quindi il catamarano che potrebbe collegare Malta, quindi la Valletta a Licata. Due, dal 24 luglio, questo è ormai certo, al 24 di agosto ci sarà un autobus della Virtus Ferris che attraverserà Licata per prendere passeggeri e momentaneamente portarli a Pozzallo per chi vorrebbe andare a Malta. Inizialmente era previsto soltanto il passaggio a Gela e ad Agrigento, attraverso la nostra trattativa si è riusciti a far passare anche l'autobus per Licata. Il terzo punto è che la Virtus sta realizzando delle riprese televisive, stanno facendo una fiction comunque delle riprese televisive di 26 puntate, dove lo scopo è far conoscere ai maltesi i luoghi e le città siciliane, per poi giustamente Virtus accompagnarli per via traghetto da Valletta a Speriamo a Licata e farli diventare turisti all'interno dell'isola siciliana. Saranno tre puntate girate a Licata, una sarà fatta nel periodo estivo, uno in autunno e uno in inverno. Quella estiva dovrebbero darci conferma giorni, dovrebbe essere un giorno che va dal 31 luglio al 5 d'agosto. In uno di questi giorni dovrebbero arrivare le riprese televisive su Licata. Non si conoscono ancora i tempi per ciò che riguarda il collegamento diretto attraverso il catamarano che da Licata conduca a Malta, aggiunge Sambito, ma la trattativa sta procedendo con riscontri positivi. Guardi, anche là, ripeto, la trattativa è partita parecchi mesi fa, è un progetto ambizioso e vede dall'altra parte una società che deve investire, deve progettare, deve fare un business plan su tutto quello che può essere il costo, il ricavo o comunque tutto quello che gira attorno a una nuova tappa da fare. C'è volontà da parte loro di farlo, ci stanno lavorando, stiamo lavorando per capire come muoverci, non do i tempi perché farei una figura non corretta ai cittadini licatesi. Quindi nel momento in cui avremo le date, ripeto, abbiamo iniziato sin dall'insediamento a trattare con diverse compagnie, tra cui la Siremar prima, adesso la Virtus, per capire come e quando prima possibile far arrivare il catamarano, che è un'opportunità, lo dicevamo ieri assieme al signor James Bella, sia per i maltesi e sia per l'isola siciliana e per Licata, perché sarebbe uno scambio non solo di persone, di cultura, ma soprattutto di merci e di prodotti nostri, canterbero a Malta, che è una nazione, che è un luogo dove comprano tutto perché non producono niente.